È un monumento universale che ricorda il valore di uomini e donne che hanno perso la vita mentre erano in servizio per la patria. Un'ancora, una sta di bandiera di un'unità navale ed una pala di elicottero nel monumento ai caduti del mare, inaugurato a Grottaglie. È un momento per noi importante perché suggella il rapporto che c'è fra la stazione aeromobile della Marina Militare di Grottaglie e la cittadinanza. Abbiamo contribuito fattivamente alla realizzazione di questo monumento sia raccogliendo dei fondi con i nostri lavoratori, sia effettivamente contribuendo alla realizzazione di parte dei manufatti esposti. Un grande rapporto di amicizia legato da una storia che si è intensificato e solidificato durante il periodo del Covid. Il primo supporto lo abbiamo avuto proprio dalla Marina Militare di Grottaglie, la prima vicinanza. La base è parte della città. Presente alla cerimonia anche la signora Anna Biancolella, moglie del primo maresciallo Paolo Di Giuseppe, che nel 2008, a soli 34 anni, perse la vita nello schianto di un elicottero precipitato a Grottaglie durante un volo di addestramento. È un monumento universale che lascia appunto questa testimonianza del valore di questi uomini. La mia vicinanza va soprattutto ai parenti delle vittime, diciamo, di questo sacrificio per la patria. Da oggi in via Rodari un omaggio dedicato dalla città di Grottaglie e dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ai marinai d'Italia caduti per la patria.